Calotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Il primo tempo tra Celtic e Flamengo, ne va a parlare con i giocatori del Celtic ricordando il risultato di 4-1. Andiamo dal capitano. Per il Celtic, risultato che vi vede in vantaggio per questo primo tempo, riuscite ad essere particolarmente incisivi davanti e concreti. Qual è stata la vostra arma in più? Il gioco di squadra, che si vede bene anche da gol, uno massimo due tocchi. Siamo subiti, cioè, cinici. Se ci sono stati errori in questo primo tempo, cosa c'è da migliorare per il secondo? Gli errori sono miei, perché la testa è un'altra parte. Va benissimo, ringraziamo il capitano del Celtic. Andiamo invece a parlare. Messi! Bello. Primo tempo che vede in svantaggio di 4-1. Cos'è mancato alla tua squadra? La personalità, direi, che non siamo in grado di organizzarci e soprattutto di capire come giocare in mezzo al campo. Cosa c'è da migliorare quindi per questo secondo tempo? Penso le posizioni di ognuno. Va benissimo, ringraziamo il giocatore della squadra avversaria. Possiamo chiudere il collegamento ricordando il risultato di 4-1 per il Celtic. Un saluto da Boateng, ciao ragazzi. Terza grande sfida di questo lunedì sera di grande calcio, anche un po' meno freddo del solito, tra Flamengo e Celtic. Termina 7-3 a favore di quest'ultimo. Il migliore in campo non poteva che essere Galici, nonostante la sconfitta dei suoi, ha fatto almeno una decina di interventi a dir poco miracolosi. Già il risultato poteva essere ancora più penalizzante. Come giudichi la partita dei tuoi? Allora, abbiamo giocato contro una squadra molto forte, faccio complimenti pure all'altra squadra. Ci è mancato il gioco di squadra perché abbiamo giocato nel secondo tempo, abbiamo spinto di più, abbiamo sotto di più gli spazi. Se lo facevamo prima poteva cambiare pure il risultato. Forse diciamo avete sbagliato andare a riposo sul partito del 4-1. Sì, 4-1 sì. Sono un po' pesanti forse da rimontare. E avete un nuovo innesto per Rotta, come giudica la sua prestazione? Ha fatto una buona prestazione rispetto ad altri giocatori che abbiamo avuto in altre partite. Penso che lui sia stato il migliore perché stringeva gli spazi, correva, passava, corsava, faceva di tutto. Dove dovete migliorare oltre che nel gioco di squadra? Penso più sulla velocità e sui pressing, ci sono tante cose da migliorare. Forse anche in zona d'attacco, forse un sì, po' sì, più sì. Abbiamo solo uno che... La cava. La seconda partita con voi, 3 gol, anche la volta scorsa. La cava è il nostro goleador. Vuoi salutare qualcuno, Galici, in particolare, sì, una dedica speciale? Saluto i miei amici, saluto la mia ragazza. E sono tutti quelli che vogliono bene. Perfetto, grazie. Complimenti. Malfitano, tu il migliore dei tuoi, con 2 gol, pali, assist, insomma, un'altra bella prestazione. Avete vinto 7-3, potevate vincere onestamente con un vantaggio molto portiere maggiore. È stato qualcosa di incredibile, quindi vi faccio innanzitutto i complimenti, perché veramente è stato formidabile. Poi vabbè, la buona prestazione si conta fino a un certo punto, l'importante è che riusciamo a ottenere risultati di squadra, questo prima di tutto, serviva una riscossa, l'abbiamo data. Siete partiti benissimo già dai primi minuti, ripeto, già siamo andati a riposo sul pregio di 4-1, quindi... Nel momento in cui subiamo un'umiliazione di 11-1 alla giornata precedente, deve andare per forza. No, c'è stata la scossa che c'è stata la scossa che doveva esserci, sì. Perfetto, una domanda da studio, non lo so... Sì, una domanda allo studio c'è. Celtic, una squadra diciamo un poco non discontinua, possiamo dire discontinua, non siete continui, siete dei grandi giocatori, però alcune volte avete degli alti e bassi, specialmente nel secondo tempo calate un poco tatticamente. Diciamo che siamo la Cenerentola di questo girone alla fine. Giustamente. Nessuno si conosceva prima di venire qui. Però vedo che i risultati buoni ci sono, possiamo crescere senz'altro. Quali sono le ambizioni adesso del Celtic in questo torneo? Le ambizioni di questo torneo è vincere, perché vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta per noi. Vabbè, complimenti. Vuoi salutare qualcuno che ti sta guardando in questo momento? Sì, vorrei salutare, vabbè, innanzitutto Riccardo, che ormai ci scambiamo le dediche a vicenda. Vorrei salutare anche Gabriele, che mi ha fatto passare una giornata sabato che non dimenticherò sicuramente. Oh. Vabbè, poi dopo ci la spieghi, perché siamo anche curiosi a questo punto. Sì. Va bene, chiudiamo il collegamento. Danilo, complimenti anche a te, stretta di mano, fair play, Kennedy Stadium, Super 5.